Intanto facciamo i complimenti per la prestazione, perché dopo i primi 3-4 minuti, dove Tupta con il palo aveva anche un po' spaventato, voi avete bloccato il Pescara con le fonti del gioco e siete stati molto bravi a prendere in ripartenza sempre la loro tre quarti. Ma sì, la prima occasione è stata un po' fortuita, ha preso il palo ma su una deviazione fortuita, però è vero, siete stati fortunati in quella circostanza. Dopodiché penso che la squadra abbia comandato la partita accelerando e rallentando in maniera pressoché perfetta oggi, quindi non posso che fare complimenti ai miei ragazzi, perché venire a vincere a Pescara 4-0 non è cosa semplice a fine gennaio. Ecco, io le chiedo proprio se ci può raccontare come in settimana ha preparato la partita, nel senso, la vostra idea era proprio quella di non far giocare il Pescara con le loro qualità offensive e di andarli a punire in ripartenza alle spalle della prima linea difensiva? Ma sì, ho visto che è una squadra che porta tanti uomini nella metà campo avversaria, ama il palleggio e quindi la strategia secondo me era quella di riuscire a, e anche le scelte sono state quelle. Secondo me nel primo tempo avremmo potuto anche avere un risultato più rotondo, in 2-3 ripartenze abbiamo sbagliato dei passaggi semplici, in questo dobbiamo migliorare, però l'idea era quella, riuscire a essere compatti, chiudere traiettorie di passaggio e nel momento del recupero andare a far male, e così è stato. Ci spiega come è cambiato completamente il Foggia? Col lavoro tecnico, fisico, di concetti, ma soprattutto mentale. Non so se lei ha visto, è riuscito a capire un po' come stava Luca Mora quando è passato davanti a lei. No, infatti sono... Conosce bene. Sì, Luca è stato un mio giocatore e non sono riuscito a vederlo e mi auguro che possa stare bene, che non sia niente di grave. Mi sono spaventato quando ho visto il ragazzo per terra, mi auguro veramente che non ci sia niente di grave. Ecco, diciamo, le ultime informazioni che abbiamo in ospedale per gli accertamenti dopo il trauma al collo fortuito con Milani, perché era passato comunque davanti alla sua panchina. Le chiedo un'ultima cosa, si aspettava questo Pescara, sia sincero Gallo? Io penso che, perché troppe volte mi viene detto la squadra avversaria, quando mi è capitato anche settimana scorsa, il Potenza ha fatto male, il Potenza ha fatto male perché il Foggia ha fatto benissimo, il Pescara oggi ha fatto male perché il Foggia ha fatto benissimo, quindi se no si va sempre a non dare i meriti a chi merita dei meriti. La mia squadra oggi ha meritato di vincere e quindi sono felice per questo.